Signore sia con voi. E con il Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano «Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti». Parola del Signore. Occuparsi dei sordomuti, adesso ci sono diversi istituti a livello statale e regionale, ma una volta a occuparsi dei sordomuti erano i padri figli di Sant'Annibale Maria di Francia. Avevano, i meno giovani se ne ricorderanno, avevano l'istituto vicino alla prefettura di Villa Vitacchias. Adesso si sono spostati più sopra in via Castellana. È stata per decenni un'associazione e una congregazione, quella dei padri rogazionisti, fondate appunto da Sant'Annibale Maria di Francia, un santo siciliano molto grande, molto benemerito, il santo del terremoto di Messina del 1908, se ve ne ricordate dalla storia. Molto benemeriti, dicevamo. È bello ricordare, lo ricordo perché c'è in questo periodo una specie di accanimento nei confronti della Chiesa. Pare che ci si diverta o comunque si provi un certo senso sadico di soddisfazione nello scoprire i difetti di alcuni uomini di Chiesa, nello spubblicarli, addirittura certuni si passa del tempo con Facebook, con WhatsApp. Questi strumenti servono per comunicare e per lo più per comunicare cose belle. Se poi ognuno si improvvisa giornalista, deve sapere che anche il giornalismo ha la sua etica, la sua moralità. Non è che si può scrivere tutto quello che si vuole, non è che si può dire tutto quello che si vuole, non è che si può pensare che se uno si alza la mattina e pensa una cosa o ha un sospetto o crede di possedere degli indizi può liberalmente dirli. Se non è reato, ma quante cose si potrebbero anche punire come reati? Se non è reato, anche se non lo fosse sotto il profilo civile, è certamente un peccato sotto il profilo morale. Noi, vedete quando comincia la nostra vita cristiana? Dal battesimo. Dal battesimo fino all'ultimo respiro abbiamo il dovere di amare la Chiesa come amiamo Gesù Cristo. Dobbiamo amare la Chiesa, che la Chiesa è stata fondata da Gesù Cristo
è amata da Gesù Cristo, Gesù Cristo la illumina continuamente con lo Spirito Santo. Vedete queste sette candele? Adesso sono spente, però fra poco, quando ci sarà il battesimo, le accendiamo, che stanno a indicare i sette doni dello Spirito Santo che riceviamo appunto il giorno del battesimo. Tutto questo lo sto dicendo a proposito dell'azione benefica che la Chiesa opera nei confronti dell'umanità. Proprio per questo, evidentemente, è utile ricordare il gesto meraviglioso che fa il prete sui bambini appena battezzati. Si conclude il rito del battesimo con un segno di croce sulla bocca e nelle orecchie, che è accompagnato da queste parole bellissime: il Signore Gesù, che ha fatto udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede all'ode e gloria di Dio Padre. Questo significa che nella nostra vita cristiana dobbiamo metterci in ascolto. Certo, sarebbe anche bello, qualche volta possiamo farlo, se dopo l'omelia io dicessi: vi do 10 minuti, se qualcuno vuole dire qualche cosa la dica. O comunque, questo è sempre valido, subito dopo la messa, chi volesse ringraziare il Signore o fare una testimonianza o dire qualcosa può sempre chiedermelo e lo può sempre fare. Però quando si viene in chiesa c'è un particolare molto interessante, cioè il prete sta da questa parte, l'altare diventa, oltre che altare, anche, come dire, cattedra. Per sé si dovrebbe parlare dall'ambone, ma siccome noi più che ambone abbiamo un leggio un po' così che certe volte si muove, preferisco parlare dall'altare. Se Dio vuole e avremo la chiesa nuova, poi faremo un bel ambone lì, o altrimenti, se questo non sarà possibile, penserò a un ambone più dignitoso per quanto riguarda la proclamazione del Vangelo e l'omelia. I fedeli si mettono lì e ascoltano, e il prete parla. Noi preti che parliamo durante l'omelia e durante le celebrazioni, anche noi siamo fedeli, e anche noi quando andiamo in cattedrale e parla l'arcivescovo, cosa facciamo? Ci sediamo e ascoltiamo. Ora, sabato prossimo verrà il Papa, parlerà a tutti i fedeli al Foro Italico, ma alle 4 tutti i preti abbiamo appuntamento col Papa, parlerà lui e noi, ascoltiamo. L'ascolto è molto importante nel rapporto umano. Vedete queste due mamme, hanno avuto i loro bambini. Per ora che cosa fanno? Ci parlano quei bambini, pure ci parlano, va bene, a modo loro, con linguaggio che i bambini possono capire, ma soprattutto ascoltano. A chi ascoltano? Da quando hanno saputo che erano mamme. Nel grembo della madre, la madre parla con i loro figli, però contemporaneamente ascolta se stanno male, se hanno bisogno di qualcosa. E anche ora, specialmente ora che sono bambini, una madre cosa fa? Ascolta. Quando sono nella stessa stanza, ascoltano direttamente. Quando non è possibile per un motivo o per un altro, adesso ci sono questi strumenti, mancosaccio come si chiama, quel microfono. Come? Interfono, ecco. Anch'io ascolto e imparo, vedete che bello. Si mette l'interfono e si ascolta. Nel campo cristiano l'ascolto è indispensabile. Chi non sa ascoltare non sarà mai un buon cristiano, ma anche sotto il profilo umano, nella circolarità delle culture e del dialogo. Il dialogo che cos'è?
è un modo attraverso il quale due o più persone, mentre uno parla, l'altro ascolta. Quando finisce di parlare l'uno, quello che ascolta parla e l'altro ascolta. Questo è il dialogo. Quando e se i due o i due gruppi che siano si passano le notizie e si trasportano i pensieri, se questi pensieri passano da un cuore all'altro, da una mente all'altra e c'è un travaso, allora c'è il dialogo. Ma mai mi è capitato di trovare, ce ne sono persone che a urlare parlare parlano e vogliono parlare sempre idi. Ci siamo. Ma ora di ascoltare, quante volte una cosa, ma insomma ti vuoi zittere che vuoi parlare io? Ma insomma vuoi anche ascoltare? Ma insomma vuoi parlare sempre tu o quello che dici tu e pensi tu, pensi che sia pensiero assoluto e non ci siano possibilità di un pensiero diverso? Uno dei più grandi filosofi e teologi del 1900, di origine svizzera, si chiama von Balthasar. Ha scritto un libro piccolo piccolo ma molto profondo che è intitolato così: La verità è sinfonica. Sinfonica che cosa significa? Significa che è fatta da tanti suoni che però tra di loro i vari suoni sono in sinfonia, cioè come se fossero un suono solo. Se voi ascoltate il suono di un'orchestra o anche diversi cantori che cantano magari con voci diverse, guai se uno stona, guai se uno strumento va fuori posto, guai se c'è qualche strumento scordato. Il canto non riesce, l'armonia non c'è. Così allo stesso modo l'ascolto, anche nel campo della fede, è molto importante. San Paolo diceva che la fede proviene dall'ascolto. Se uno ascolta quello che la Chiesa insegna, crede, e se crede diventa un credente, diventa un membro della Chiesa. Col battesimo poi viene ratificato e sottoscritto in maniera piena col dono dello Spirito Santo l'ascolto che si è compiuto. E quando diverse persone ascoltano tutti gli insegnamenti della Chiesa, cosa c'è? C'è l'armonia, c'è la confessione della fede. Perché durante la messa, quando finisce la predica, si recita che cosa? Il credo. E tutti dicono la stessa cosa. Tutti pronunciano le stesse parole. Che motivo c'è? Il motivo è che quello che si dice nel credo, tutti dobbiamo crederlo. Ciascuna delle verità espresse è una perla che noi dobbiamo credere e a cui dobbiamo pienamente aderire. Tutti i grandi santi, i grandi profeti, da Abramo, Mosè, la Madonna, i santi, hanno molto ascoltato. Chi sa ascoltare è sapiente, chi non sa ascoltare e vuole parlare sempre non è sapiente, è uno stupido. Solo gli stupidi parlano sempre. Bisogna essere capaci di ascoltare molto. Concludiamo. Gli ebrei, anche al giorno d'oggi, quando si alzano la mattina, recitano una preghiera che dice così: ascolta Israele, uno solo è il Signore, uno solo è Dio. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, e amerai il prossimo come te stesso. Ma la prima parola è ascolta, perché ci si pone in ascolto. E io dico sempre che il Signore ci ha dato due orecchie e una sola bocca per ascoltare molto e parlare poco.